L'AMS, un attimo solo, lì credo ci siano la consorte e il bimbo di AMSIC inquadrato, eccoli, con la, sì, con sì, la bandiera sì, del Napoli. La famigliola. Ho la sensazione che il primogenito lì abbia un capello che tende verso quello paterno. La moglie e il figlioletto di mare, belle queste immagini, bellissime, ecco, bravi, bravi, rubate un po' la privacy, però, Marco già ha fatto una partita sontuosa, una partita grande, bravo. Capitano, standing ovation all'uscita dal campo, credo debba essere soddisfatto Marek, anche perché ad Udine non era il solito Marek. Udinese che contro il Napoli, il Napoli ha cacciato una scienza, oggi va a Genova e becca 2-0, Gigi De Canio, quanto ti vogliamo bene noi a Napoli, non lo puoi neanche immaginare, ti vogliamo un mare di bene, vabbè. Peccato, va bene così. Di va bene così, va bene così, vai a Genova e le prendi, giochi col Napoli e fai la partita, non della vita, la vita, la morte e dello spirito santo, morte e Milano, vabbè, non fai niente. Questo è anche vero, però il Napoli queste strisce verticali le soffre particolarmente. E quelli sono quei non colorati, dal Siena in poi. Queste strisce ci penalizzano. Vabbè, comunque uniformità di giudizio. Questo. E poi sempre Forza Napoli. Mo vi faccio fare due risate. Ciao. Due sorrisi? Sì, anche due sorrisi. Allora, intanto saluto Maurizio e Silvana, che per diversi motivi quando mi vedono fare l'opinionista ridono. Che piacere, grazie. Allora, vi faccio fare due risate aggiuntive. Me le passa il mio amico Salvatore, grande tifoso del Napoli, dice: Del Neri ha detto che il primo gol del Napoli era viziato da fallo di Jorginho. Chi l'ha detto questo? Del Neri. Ah, Del Neri. E che Albiol doveva essere espulso. Ah. Allora, Albiol si è cambiato la maglia. Allora delle due l'uno. O Albiol è un pazzo furioso scatenato che si mette là e se la strappa da dosso.